sono Paolo Palmolari, lavoro in Morris Net, che è una società del gruppo Morris per editoria, e noi ci occupiamo della parte online. E oggi parlerò di Localmente, che è un progetto molto semplice nel suo concetto, perché parla di una piattaforma editoriale nel cloud, il cui intento è quello di radunare i gruppi di editori locali in un'unica piattaforma, in maniera da poter avere una rete di testate indipendenti che siano localizzate sul territorio. Quello che succede tipicamente è che un giornale locale, quando deve mettere su un sito di news, magari deve affrontare delle spese e i volumi per questa testata non sono, diciamo, sufficienti per giustificare un progetto grosso oppure una piattaforma che riesca a scalare magari per una crescita. Con questo progetto si è voluto trovare il modo di poter avere una piattaforma che riesca a contenere uno spettro di editori che sia abbastanza ampio, cioè stiamo parlando magari della testata che sta, che ne so, in Sardegna e fa 1 milione di visite al mese e quindi ha, diciamo, una certa dignità, ma anche, per esempio, che ne so, di due neolaureati che stanno a Frascati con una propensione per il giornalismo e vogliono fare una loro testata. Dalla parte sistemistica, diciamo, con uno spettro così ampio è difficile a priori trovare quali sono i costi, i possibili problemi, però si vuole trovare un modo che sia uniforme nella gestione di questo spettro. Dalla parte del SEO, vabbè, la search engine optimization è quella cosa magica per cui uno sale sul motore di ricerca, sale in cima, e chi ha un sito piccolo tipicamente non arriva, no? Perché magari non è linkato da siti grossi, ha un traffico piccolo, magari è una piattaforma che non è pensata per poter avere le URL fatte bene, oppure il testo, insomma. Ci sono dei tool che permettono di avere un SEO fatto bene, che magari per il piccolo editore non è possibile avere. Dalla parte dell'advertising, perché? Perché, guarda, questi siti guadagnano con la pubblicità ed è un modello abbastanza difficile da tenere in piedi, perché bisogna fare molte pagine viste, page impression. E con questa piattaforma si vuole dare un piccolo vantaggio anche a quegli editori locali che hanno un volume piccolo. L'editore sostanzialmente vuole fare solo l'editore, cioè non si deve preoccupare di mettere insieme una squadra di sistemisti, programmatori, professionisti della search engine optimization, cose che riguardano, insomma, le problematiche del web. Vuole pensare alla sua linea editoriale e basta, soprattutto se non ne ha le possibilità, o comunque le ha, però non ha i numeri per arrivare a un certo punto. Con questa piattaforma si è voluto incentivare i piccoli editori a entrare in questa rete subito con un costo di setup nullo, ma in realtà un costo che riguarda tutta l'infrastruttura nullo, cioè gli si dà la piattaforma e lui comincia a fare l'editore. Quindi i due neolaureati frascatani si sentiranno ben incentivati nel dire: ok, faccio una testata. Però anche, che ne so, il gruppo editoriale sardo che fa più di 1 milione di pagine pensa: così magari non ho più quelle spese che mi mettono in crisi. La revenue share sulla pubblicità nazionale. Allora, tutto questo progetto guadagna con la pubblicità,
E quello che si chiede all'editore locale è di mettere tre posizioni per la pubblicità globale, che nel gruppo Modif è venduta da Speed, ma la pubblicità locale, per chi ha già una rete, è completamente libera. Cioè, il progetto nasce con l'intenzione di vendere e aggregare traffico per vendere la pubblicità globale. A fine mese, chi ha fatto più pagine viste prenderà di più, chi ne ha fatte di meno ne prenderà di meno. Quindi sempre quei due frascatani, oltre a non spendere niente, dicono, beh, quasi quasi lo faccio, no? Chi invece ha la capacità di vendere già pubblicità localmente, lo può continuare a fare perché ha delle posizioni, due o tre. Si vuole dare un piccolo vantaggio all'editore locale, dando visibilità su Quotidiano Net, il quotidiano nazionale, diciamo la testata globale per il gruppo Morriff. Avrete sentito parlare di questa testata perché quando, per esempio, andate a leggere un articolo del Carlino, della Nazione, del Giorno, c'è anche quel QN. Infatti il progetto si chiama QN Local, per quello QN sta per Quotidiano Nazionale. Gli si dà una visibilità con una widget che mostra gli articoli in evidenza e un accesso sul leader in alto che li fa entrare nel loro portale locale. Dove devo cliccare? Faccio così, dai. Allora, tutto questo progetto, adesso io non ho parlato di DevOps fino adesso, ma come può essere pensato? Tipo 10 anni fa prendeva una pletora di sistemisti e sviluppatori e diceva adesso facciamo questo progetto. Invece DevOps ci ha aiutato. Nonostante WordPress sia, per chi ci ha lavorato, un inferno da mantenere per i suoi plugin, per la sicurezza, per gli aggiornamenti, abbiamo scelto questo sistema editoriale semplicemente perché chi deve scrivere si trova bene con WordPress, cioè di fatto, non lo dico io, lo dico i numeri, la GUI di WordPress è tutto, è facile, è intuitiva. È diverso il discorso per chi nel settore tecnico deve mantenere questo software. Quindi, ok, di più, ogni editore ha le sue esigenze, ha un template diverso, il menu, lo vuole così, vuole altre cose, e quindi sono indipendenti in tutto. E anche la dimensione è diversa, cioè qui quando cominci a dover fare dei conti, mettere su dei numeri per capire cosa deve tenere, abbiamo i frascatani che parleranno al massimo prima so, dei cani randagi, c'è qualcuno di frascati? Dei cani randagi, però abbiamo anche, cioè Casteddu è uno dei siti che adesso dall'inizio è entrato, fa 1,2 milioni, forse anche di più, pagine viste al mese. Come si fa? Ah no, di più, possono crescere chiaramente, quindi dobbiamo avere una piattaforma scalabile, e scalabile per ogni sito, insomma, deve essere qualcosa che può crescere. Di più, all'inizio, adesso è nato un po' sperimentalmente, però ci sono già 7 testate locali e adesso fanno la fila per entrare, quindi bisogna deliverarle velocemente, far entrare in questa rete velocemente tutti gli editori locali. Sono lungo. E di più, vogliamo qualcosa che ci permetta di sviluppare continuamente, di cambiare, sperimentare con un ambiente di sviluppo che sia molto fedele alla produzione, sia quando si debbano. Che si devono fare test di carico, che si devono fare test funzionali, anche perché è sempre il solito problema classico lettori-scrittori, però quando ci metti in mezzo la pubblicità, il SEO, l'editore capriccioso, eccetera, diventa un problema. I plugin che sbagliano, fanno anche, insomma, devi star lì, quindi devono essere testabili. E come dicevo prima, 10 anni fa, senza un approccio DevOps, avevo bisogno qui
Alessandro mi ha messo un supereroe, avevo bisogno di supereroi, adesso invece magari abbiamo qualcosa che ce l'ha su una mano. Gli ingredienti di questa magia sono nel cloud, sono l'application load balance, la distribuzione CloudFront, gli orchestratori sui dock container. Sono solo gli ingredienti. Adesso Alessandro ci spiega come siamo arrivati a una soluzione per questo progetto. Allora, salve, io sono Alessandro Mazzoni, Cloud Architect per Ideato, e avete sentito da Paolo i requisiti, la value proposition di QN Local, quindi andiamo a vedere come è stata realizzata l'infrastruttura. Partiamo proprio dai requisiti, quindi WordPress. Quindi localmente, QN Local vuole rendere ai propri editori interni nelle testate WordPress come CMS e che sia un unico prodotto editoriale. Cosa si intende? Si intende che tutte le testate avranno lo stesso tema con un set definito di customizzazioni e stessi plugin. Questo perché? Perché e in particolare plugin validati. Perché? E soprattutto da chi validati. La prima scottatura è che seppur i plugin aumentano tantissimo le funzionalità di WordPress, il codice è di bassa qualità. Quindi, che cosa abbiamo visto usando ad esempio strumenti di application performance monitoring come New Relic APM, che possiamo andare a vedere i cuori di bottiglia e proprio grazie all'integrazione con WordPress andare a vedere quale plugin stressa o non può entrare in piattaforma. Quindi, e cosa proprio abbiamo visto in quei plugin che non sono potuti entrare? Che usavano una valanga di query like che proprio facevano dei grand full table scan nel database MySQL. E proprio andavano a sollecitare il database. Da circa 4 mesi siamo riusciti ad attenuare queste query passando da un 3000 a un fattore penso di 10, quindi arrivare fino a 300 e riuscire pure a scalare l'istanza. La seconda scottatura è che ci si accorge dei plugin che non possono scalare proprio per quando entrano quelle piattaforme che parlava Paolo. Quindi che sono di una modesta dimensione da 1 milione a 2 milioni, oppure che hanno un numero di post veramente importante, dai 50.000 ai 200.000. Quindi appena entra questa piattaforma vediamo che aumentano le latenze, aumentano proprio i colli bottiglia e proprio ci serve lo strumento di APM per andarle a verificare. L'esempio che vi ho portato è un plugin che sia in security che a primo impatto, a prima vista introduce delle ottime funzionalità di security, tuttavia, tra cui ad esempio geo restriction, IP whitelist, blacklist, mitigazione di tutta la superficie di attacchi classici verso WordPress, tuttavia anche questo era un plugin che stressava enormemente il database. L'esempio è che proprio per verificare che determinato utente potesse visualizzare la testata, andava a fare la ricerca sul database in like usando alcun indice, quindi anche qui vedevamo un massivo aumento delle query. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato la security non più a livello di framework di CMS, ma a livello di web server. E usando Nginx come web server possiamo introdurre delle classiche regole di SQL injection, potete vedere la select, la concat e anche configurazioni per ad esempio ridurre o mitigare degli effetti anomali dei bot, quindi mappando user agent e creando una limit request zone all'interno della classica location PHP. Quindi il plugin e il tema sono gli stessi per tutte le testate. Che cosa ci permette di fare? Che tutto il codice
che non è core di WordPress può essere mantenuto sotto repository e sotto versionamento, e quindi abilitare tutte le metodologie dello sviluppo software, come la continuous integration, la continuous delivery e la continuous deployment. E essendo che il codice è uguale per tutte le piattaforme, avremo proprio una sola repository che sarà proprio da fonte per le suite di test. Le suite di test, ci sarà una sola suite di test con una serie quindi di test sia, sia funzionali sia end-to-end. E cosa abbiamo usato? Ad esempio BEAT. Con BEAT, questo è un semplicissimo test per verificare che un check dell'HTML che all'interno della categoria cronaca sia presente il determinato articolo. Il deployment, quindi testate indipendenti, quindi con diversa dimensione, sia in termini di page view, di utenti e di post, un ambiente che sia sia in sviluppo che in produzione il più simile possibile. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo anche in questo caso la balena. Quindi Docker, l'abbiamo visto oramai, è da circa 3 anni più che consolidato. E come andremo a comporre la nostra immagine? Partiamo dal core di WordPress e andiamo a embeddare sia plugin che i temi, che anche in questo caso la lingua. La parte di orchestration possiamo partire da un po' più in alto, proprio dal deployment stesso delle piattaforme. Che cosa abbiamo usato? Abbiamo usato Convox, che è un tool DevOps specifico e proprio prodotto su cloud AWS, in cui riusciamo proprio a creare tutta la parte di networking, tutta la parte di deployment dell'app, proprio partendo da dei classici template CloudFormation, quindi dei template che supportano sia rollback, che sono quindi mantenuti, e quindi avremo uno stack, un template per la parte classica di networking, di VPC, di subnet, di security group, e tanti template, tanti stack pari quanti sono le applicazioni deployate. Come sarà deployato? Quindi ci sarà un application load balancer molto importante rispetto a altri deployment, magari stessi con Elastic Load Balancer, proprio perché garantisce l'economicità del progetto, perché se noi avessimo avuto l'Elastic Load Balancer l'avremmo dovuto deployare per ogni piattaforma, e visto che Morif non implica alcun costo all'editore, questo è veramente importante, perché sarebbe stato a carico di Morif stessa. Quindi riusciamo proprio a usare un solo application load balancer per tutte le piattaforme, e proprio grazie anche alle feature di integrate con l'orchestrator che sarà ECS, riusciamo a fare auto-discovery delle porte, che quindi non possiamo non settarle staticamente all'esterno. Quindi, proprio tramite regole di host routing, possiamo andare sulla specifica app e poi esportare il log nei logloop di CloudWatch. Il Convox YAML è il template di deployment. Non abbiamo il più conosciuto Docker Compose, ma abbiamo anche il comando chxinit, proprio per fare la traduzione. Possiamo vedere le classiche variabili d'ambiente, l'immagine, del check per il bilanciatore e il numero di esecuzioni. Se vogliamo fare una testata che sia in atto affidabilità, dovrà almeno avere 2 esecuzioni. Quindi, come andremo a deployarla? Con il comando chxdeploy -app nome dell'app. E cosa farà? Creerà dalla Docker image il template di deployment, creerà la launch configuration e anche la task definition, e poi proprio grazie alle CS service, la parte vera di orchestrator di ECS, manterrà in esecuzione il numero di esecuzioni che abbiamo definito. Vi ho portato un use case
l'aggiornamento di una minor di WordPress. Qual è il desiderato? Il desiderato è che riceviamo un feed RSS nel canale del progetto, lo sviluppatore lancerà l'ambiente di test, molto quindi simile a produzione, aggiornerà l'immagine, lancerà i test, se saranno positivi deployerà su GitHub, per poi mettere in esecuzione automaticamente con webhook su CodeShip. Lancerà anche qui gli stessi test con la stessa immagine, che ci garantirà quindi doppio risultato positivo, lanceremo il deploy. Che cosa farà l'aggiornamento dell'applicazione? Con CX deploy, sempre lo stesso comando, andremo a sostituire l'immagine precedente senza alcun downtime, quindi ne tireremo sulla nuova versione, manterrà per circa qualche secondo le due versioni in running, per poi andare a mantenere entrambe con la nuova versione. Vi ho fatto una demo registrata per evitare intoppi. Che cosa dovremmo fare? Quindi creiamo un nuovo branch, cambiamo la versione di WordPress, quindi 4.9.4, andiamo a buildare l'immagine in dev, e poi lanceremo la build, quindi pullerà dal from l'immagine nuova di WordPress, embedderà di nuovo i plugin e il tema, apriremo il nostro Docker Compose, possiamo vedere due container, il WordPress e il database, per poi lanciarlo. Una volta lanciato, verifichiamo che sia raggiungibile, verifichiamo che sia raggiungibile e vediamo che comunque l'installazione ancora non è completata. Che cosa faremo? Accederemo al container per poi lanciare il setup. E con il setup cosa faremo? È uno script bash che installerà WordPress, installerà il plugin, installerà il tema e caricherà un subset di dati proprio utile per i test. Una volta che questi siano verdi, possiamo poi vi faccio pure vedere cosa c'è all'interno, e qui è proprio il comando con la wp-cli per installare WordPress, per installare plugin, e poi il classico MySQL client per importare il database e le WP option per i plugin. Quindi abbiamo i dati, possiamo andare a verificare che a backend l'aggiornamento di WordPress sia stato effettivamente completato, e poi quindi 4.9.4, perfetto. Cosa faremo? Quindi lanciamo i test, il risultato è positivo, possiamo uscire e commentare sul repository remoto. Poi nel repository remoto sarà configurato il webhook verso il sistema di continuous integration, che sarà CodeShip, e appena avremo il risultato positivo potremo commentare e pushare l'immagine. Questo è il convox YAML. E possiamo lanciare il deploy, quindi cx deploy --app e il nome dell'application. Qui possiamo vedere le app deployate e poi andare quindi a vedere, quindi qui sta pullando l'immagine, sta aggiornando la task definition e sta quindi ora le CS service ci garantirà che avremo la nuova versione in sviluppo e in produzione. Quindi possiamo andare a vedere nelle CS service, quindi avremo in running ancora la versione precedente, è ancora in pending, starà sicuramente pullando l'immagine, per poi una volta in running quindi l'health check positivo, infatti qui started one task, ci sarà un momento che le due versioni saranno in parallelo,
per poi andare senza alcun problema andare a terminare il traffico sul container per poi proprio terminare il container stesso. Possiamo vedere che il sito è tuttora raggiungibile e quindi non abbiamo il deployment, è andato a buon fine. Tornando alle slide, quindi una domanda che si può porre è: ma il file system distribuito? Perché? Perché come possiamo vedere qua non abbiamo alcun layer di file system distribuito tra le due esecuzioni. Quindi come gestire tutto quello che dovrebbe essere in comune fra di loro, ovvero la parte di aggiornamento dei plugin da backend e la parte degli upload? Come già detto, anzi, eviterei proprio di averlo questo layer perché introduce sia un carico, un costo di manutenzione, ma anche delle latenze importanti. Abbiamo detto che i plugin li embediamo nell'immagine e non diamo nemmeno all'editore proprio la possibilità di andare proprio a aggiornarli. Perché? Perché deve passare attraverso il solito processo di validazione per il team tecnico. Quindi se c'è la richiesta di un plugin ed è generale per tutti, anche le altre testate, si passa proprio per questo processo. Quindi, e gli uploads vengono esternalizzati, quindi la classica funzione di upload non andrà in locale, ma su bucket S3. Ci sarà una lambda che verificherà il cache control e farà una compressione delle immagini con ImageMagick. Questo cos'è? Perché si fa questo? Perché si slega una parte sincrona classica di WordPress ad una asincrona, aumentando il livello di fault tolerance e non rompendo, diciamo, un'operazione di upload se, che ne so, la compressione non è andata a buon fine. Quindi poi ci sarà una CDN per gli asset che avrà come origine il bucket. Convox gestisce solo una parte dell'infrastruttura, questa è nel suo totale, quindi ci sarà da 1 a 10 piattaforme in alto, ognuna avrà una main CDN classica del www e una parte per gli asset. La CDN www forwarderà lo seeder, l'application load balancer con la regola di host e invierà il traffico alla corretta applicazione deployata all'interno del container. E poi i container si interfacceranno in Aurora Cluster, MySQL compatibile, per poi tutta la parte dell'upload che abbiamo visto in precedenza, che viene esternalizzata. Che cos'è che non rientra? La creazione di database, la creazione del CDN e la creazione dei bucket. E ad oggi, a circa 4 mesi, un po' per time to market, un po' perché Bash è un linguaggio comune a tutti, è stata automatizzata tramite la command line di Amazon. Tuttavia, seppur old but gold, ovvero le cose magari vecchie, magari funzionano di quelle più nuove, come visto nel keynote, tuttavia è migliorabile. Perché? Perché per rendere uno script bash robusto, che abbia un dry run, che abbia una conoscenza dello stato, c'è bisogno di un effort importante. Cosa sarebbe il desiderato? Avere per la parte di creazione di risorse AWS una parte di dry run con Terraform Plan di HashiCorp e poi un Terraform Apply per applicare, se tutto ok, le risorse. La parte magari di creazione di database, quindi puro task, magari con Ansible. In futuro, sicuramente espansione di localmente, ad oggi 8 regioni e 11 testate. Per la parte tecnica, come già detto, setup delle risorse via Terraform, un ampliamento della suite di test non solo HTML ma anche end-to-end, un'ottimizzazione del tema, ancora non sono state fatte, ci sono stati fatti passi, ma ancora ci siamo concentrati in più sui plugin,
oppure slegare proprio l'API di WordPress e creare un front-end custom proprio usando l'API di WordPress e non avendo proprio il vincolo front-end back-end stesso. Vi lascio il link per la Lambda Function se qualcuno vuole provare nel repository di open source libero di GitHub ideato, e vi ringrazio dell'attenzione.